Il velo blu è il confine dell'effetto della magia. Ma posso percepire il suo etere da qui. Quindi lì dentro il tempo si blocca? Shula, aspetta. Ecco. Prima di varcare la soglia, io vorrei sapere di più su come funziona questa magia. Dici che saremo al sicuro dalla sua influenza? Non rimarremo bloccati, se intendi questo. L'incantesimo ha effetto solo sulle cose che erano presenti quando è stato lanciato. Avete visto? Se possiamo entrare noi, significa che anche altre cose possono. E infatti. Farlo. Quindi ci saranno altre creature che abbiamo visto venendo qui. Che saranno potenziate, magari. Forse. È opera di Leviatano questa. Beh, di certo non siamo stati noi. Quando capì che i miei antenati stavano lanciando un incantesimo da qui, cercò di distruggere il tempio. Ci è quasi riuscito, parrebbe. Ma non c'è la mappa? Non posso aprire la mappa qua. Non c'è una mappa locale. Tutto paralizzato. Bella la host, però. Fa molta esplorazione. Molta esplorazione subacquea, in realtà. Oh! Bello come li palleggio. Aspetta, qua facciamo una bella cosa così. Bello, li prendiamo tutti insieme. Easy. Merda. Come ti permetti? Ah, si è fatto esplodere il piro. Si è fatto, sì, esplosione. Ok. Solo che giustamente essendo di ghiaccio ha fatto. Pensavo che l'avessi ucciso, invece no. Si è fatto saltare lui, bastardo. Quanto li odio i piros, mamma mia. Nemici più odiosi di tutto l'intero sistema. Un bel rigliettatore. Oddio, questi fanno la magia odio profondo.
Questa è decisamente la migliore soluzione. Leviathan è veramente sbroccato come... come icon. Certo, cominciare il gioco a difficoltà Final Fantasy, però con anche Leviathan, secondo me renderà le cose molto più semplici. In alcune zone. Perché Bahamut non ha questo vantaggio che hai con Leviathan di tenerti a distanza. Non c'è paragone. Tomberry furtivo. Vedi, però non ha un grande raggio. Cioè, giustamente devi comunque stare entro un tot. Se no spammi così con R1. Easy. Oh. Ovviamente facendo attenzione a quelli che ci sono qua. Merda. Questo si era fatto esplodere. Posso solo immaginare come fosse questo luogo prima dell'attacco. Doveva essere una sala di preghiere. Nella fortezza di mio padre c'è. Bobina per Orchestrion. Oddio, Sotomberry è morto seduto. Guarda che figo. Si è seduto lì. Dice io. Ah, anche questo. Dice toh, sono stanco. E mi siedo. Top. Bellissimo. Sai, una specie di cometa, vedi? Queste sono tipo le mega gocce d'acqua che il Leviatano probabilmente ha buttato qua. Bellissimo. Madonna, sto colore è bellissimo. Anche l'host mi piace tanto questa acqua di esplorazione. Vedi, ci sono tipo tutte queste specie di comete che sono state lanciate da Leviathan. Oh! O non ho sbagliato. Ho sbagliato troppo, vabbè. La dovevo fare dopo questo però. No, ho sbagliato. Come non detto. Minchia. Ok. Dobbiamo andare a eliminare ora quell'altro. Scusami un secondo, eh. Oddio. Un attimo, ho detto, aspetta. Fammi eliminare. Ok. Oh. Ci hai provato, è giusto.
Vai che ti scoppio. Ciao Sheldon. Ok. Non credo che muoia, però va bene. Almeno i tomberli e le cose, i virus li buttiamo giù. Dai, vieni, attaccami. Ce la fai? Ah, mi attacchi dalla distanza, va bene. Allora ti attacco anche io dalla distanza. Ah, no, questo non si può parare. Sei un po' scorretto. Dai, se mi attacchi normale. Ho sbagliato. Ora no. Merda. Ho sbagliato tutti i tempismi. Vabbè, niente, muore. Così. La via è sgombra. Peccato. Ti volevo far fuori con stile, non me l'hai permesso. Colpa tua, Tom Barry. Fosse stato per me. Oh oh. La verga. La verga. Minchia, qua c'è un'altra boss fight. Sicuro. Per il fondatore. È come pensavo. Jill. Questo etere non ti sembra in qualche modo... familiare, sì. L'ho percepito quando siamo arrivati, ma fino ad ora non ero ancora sicura. Lo avverti anche tu, vero Clive? Ci sta chiamando. Intendi dire la strega? Esatto. Ma penso che fosse qualcosa di più. Molto di più. Era una dominante. Una dominante che una volta comandava l'Aikon che adesso risiede sia Shiva che in Clive. La dominante di Shiva? Ma certo. Perché non l'ho capito subito? Chi altri potrebbe avere il potere di congelare il tempo? Nessuno oltre a Shiva è in grado di farlo. Quindi la vecchia dominante di Shiva? Il fatto che il suo etere persista dopo tutti questi anni è quasi come se... Tutto prima. Tutti i DLC sono ambientati prima il finale. Infatti ne abbiamo parlato inizio live, dove ho detto che l'esperienza vera è questa. Lo avesse condiviso con qualcuno, proprio come facciamo io e Torgal. Oddio, chi è sto figo della Madonna? Minchia. Il compagno di Shiva. Beh, qualcosa mi dice che non è molto amichevole. Il compagno di Shiva? Ma il compagno di Shiva è ibrido. I miei antenati non ne hanno mai parlato. Non era per loro. E non sapevo che esistesse. Vabbè, si può parriare, quindi ok. Si può parriare, quindi ok. Non dovrei avere grossi problemi.
incazzato proprio come un mostro. Wow, usa anche gli incantesimi. Che figata. No, mi dispiace. Minchia, mi ha preso in pieno. Qua no, suca. Custode del tempo, tra l'altro, si chiama. Dai, che ti brecca? No, forse no. E poi le finisci queste, non le dovrei utilizzare ora, ma le dovrei utilizzare dopo, però va bene. Ok, carichiamo lo Zantenzuken per dopo. Tanto qua non lo potrò utilizzare perché già si è risvegliato. Seconda fase ora. Perché non ti schieri con noi? Voilà! Vaffanculo. Porca troia, velocissimo. Si vede che comunque è un boss pensato per Leviatano, che devi essere veloce nel muoverti. Allora lui se ne va indietro e non lo piglio. Che palle che non mi fai sfruttare i perri. Minchia. Madonna mia, spettacolare. Poi bello il colore, ha un colore bellissimo. Ecco, questo è l'unico attacco che potrei parriare. Bellissimo, mi ha fatto il parry lui. Davvero? È così, non diamo io molto bisogno. Minchia. Sono convinto di poterlo schivare all'ultimo, invece no, mi fa quella mossa che... non posso esagerare.
questo qui con una doppia schivata di Leviatano riesci tranquillamente. Riesce e la Madonna, e tipo dopo un po' si stunna l'attacco col martello. Ok, questo si può pariare. Anche questo. Ah, è bellissimo che mi fa lui il parry. Oh, oh. Anche se gli faccio l'attacco mi parry a lui, è bellissimo. Oh, oh. E questo cos'è? Però non mi hai preso. Porco Giuda, non l'avevo visto. È la Madonna. Fenomenale, ha un moveset bellissimo. Ha un moveset che è bellissimo. Il moveset. Ecco, qua ho congelato. Che colpa mia. Vedi, lui poi si sposta, quindi anche se io lo pario con Titano. Come cazzo l'ha preso? Vedi, qua lo posso colpire. Qua devo evitare. Devo caricare. Qui devi evitare. Qui eviti pure. Qui puoi scaricare. Qui puoi evitare. Qui giri. Ok. Carichi. Vabbè, qua l'ha preso. Qui puoi saltare. E qui carichi, perché lui è sbilanciato. Qui puoi scaricare. Qui eviti. E carichi perché è sbilanciato. E giustamente l'ha preso. Ti potrei pariare però giustamente. Figurati.
Ecco qui ora lui lancia le cose e via. Madonna mia. Ha fatto praticamente tutto il moveset in un colpo solo. Lol. Ma sei serio? Vedi, la differenza qui è che quelle lente ti seguono, giustamente. Vabbè, si vede, è palesemente fatta per Leviathan sto combattimento. Cioè, si può fare anche senza Leviathan, ma è molto più difficile. Perché devi essere precisissimo. No, il ghiaccio. Qui le trappole di ghiaccio sono infami. Ho sbagliato tempismo. Mea culpa. Bella sta boss fight. È bellissima. Peccato che ci sono alcune fasi dove veramente devi essere... Mamma mia. Spallaccio eterno usato per la creazione. Bella la boss fight. Molto bella. Un po' troppo preponderante su Leviathan, però è bella la boss fight. Questa sono curioso di farmela senza Leviathan. Solo a parry e schivate. Distruggiamolo e facciamola finita. Aspetta. No, no, posso usare le pozioni, sono io che non le uso. Non deve essere annullato. Ma non siamo venuti per annullarlo. Ti sei mai fermato a chiederti che cosa succederebbe all'ondata? Preferisco crepare per imparare il moveset. Tutto d'un tratto. Come immaginavo. Sembra che questo richiederà un po' di finezza. Da vento e luce. Acqua e terra. Che la cappa silente di ghiaccio possa sciogliersi. Ora si mette Clive di così. Ci siamo quasi. Ha funzionato? Credo di sì. Il legame tra questo luogo e il bambino è spezzato. Walias dovrebbe essere finalmente... Minchia. Di nuovo libero. Ah. Leviatano, il nostro frammento profanato, la sua divinità lordata per mano. Ecco, questo risponde alla domanda: è ambientato prima o dopo la fine? Ecco. Spirito incatenato da loro, finché non è giunto Mythos a liberarlo. Che i peccati dell'uomo siano redenti per mano del servitore di Dio. Però Dio scritto piccolo. Oh no. Merda. Minchia. Cosa succede?
proprio quello che temevamo. Leviatano è fuori controllo. No. Non temere. Non è ancora finita. Dovreste tornare al villaggio e condurre tutti su un'altura. Poi arresto. Arresto. Penserà Ifrit. Ah, quindi scontro Ifrit contro Leviatano. Vabbè, ci sta. Il flusso. Ah, proprio posso andare soltanto lì adesso. Vedi? Ora che il suo creatore si è risvegliato, l'ondata urla furiosa, mentre il turbine al suo centro si muove per ingoiare l'isola. Quindi c'è la sfida fra Aegon adesso.